Angelica Lubrano, segue Chiara Innocenti. Angelica Lubrano c'è, sì, è lì in arrivo. Bene, mi è piaciuto Gianni stamattina quando ha esordito dicendo che avrebbe messo in pratica la strategia dell'ascolto. Allora io, siccome ho chiesto di intervenire perché all'indomani, cioè il 9 dicembre, parlando con tanti amici, compagni che su Facebook facevano vedere le tessere stracciate, la volontà di non votare più il PD, ho preso l'impegno con loro, e molti di questi sono firmatari di questo appello, ho preso l'impegno con loro di farci sentire, di far sentire il disagio, la delusione di tanti compagni. Prima di leggere l'appello, due brevissime considerazioni mie. Stamattina ho sentito parlare di Berlinguer. Bene, io ricordo questo. Noi siamo una minoranza, siamo una minoranza in questo partito, ma ricordiamoci che siamo minoranza nel paese, da sempre. Le uniche due volte in cui abbiamo vinto perché gli altri erano divisi. Però ricordo che al tempo di Berlinguer e anche prima di lui, la sinistra, pur essendo minoranza, è stata egemone dal punto di vista culturale. Quella fertile stagione di riforme, ricordo lo Statuto dei lavoratori, la sanità pubblica, la scuola pubblica, sono state il frutto di quella egemonia culturale, di quella egemonia politica, pur essendo minoranza. E un'altra considerazione rapidissima, agli ultimi spiaggisti, quelli che dicono noi dobbiamo obbedire, dobbiamo sostenere senza essere critici, perché Renzi rappresenta l'ultima spiaggia. Questo mi pare che sia simmetrico con quanto è stato detto prima dell'8 di dicembre, bisogna votare Renzi perché con lui si vince. Allora, agli ultimi spiaggisti, io dico che creare una area di sinistra ci permette quindi di avere, comunque vada, per carità, noi sosterremo Renzi, sosterremo il governo in modo leale, però comunque vada, noi rappresentiamo la via d'uscita, la scialuppa di salvezza nel caso di non auspicato insuccesso. E allora vado rapidamente per non togliere spazio agli altri. Il congresso è finito, si è detto, e la nostra cultura democratica ne riconosce e ne rispetta i risultati. Ma molti militanti di sinistra, e per loro che sono qui, che stamattina mi sono alzata alle 5, a mie spese ho preso un aereo, sono arrivata e poi stasera tardi tornerò a casa, ma molti militanti di sinistra invece, per la delusione e un'analisi dei fatti del tutto diversa da quella vincente nel nostro partito, si stanno convincendo ad abbandonare non solo la militanza attiva, ma anche il consenso elettorale al PD. Queste defezioni, proprio perché individuali, la scissione silenziosa, risulteranno irrilevanti e inefficaci e non potranno che portare a un'implosione del PD o a un suo snaturamento politico e sociale. Non possiamo poi che esprimere sofferenza per il loro allontanamento, persone speciali che il PD non si può permettere di perdere. Ma l'unico modo per tentare di fermare questa lenta emorragia è creare appunto un gruppo politico dove elaborare il punto di vista di sinistra, perché la sinistra non è il problema, la sinistra è la soluzione dei problemi.
L'obiettivo di questo appello è quindi quello proprio di sollecitare la creazione di uno spazio politico in cui riconoscerci e richiamare i delusi, dove elaborare proposte, respingendo l'accusa alla sinistra di essere sorpassata, conservatrice, inadeguata ai tempi moderni, e la destra, difendendo per definizione i privilegi, ad essere conservatrice, e la sinistra, insoddisfatta delle condizioni delle classi subalterne, ad essere progressista. E guardate che questo non è un futile schematismo conoscitivo della realtà. È il riconoscimento che responsabili di questa crisi epocale non sono i pensionati e i lavoratori, che si sono visti dragare dai vari governi Berlusconi 700 miliardi in favore dei più ricchi allargando la forbice sociale, ma la bolla speculativa della finanza corsara con i conti nei paradisi fiscali. Di sinistra c'è bisogno, e la sinistra si deve organizzare per avere un progetto diverso, alternativo al neoliberismo che ha vinto nel nostro paese, e lo deve fare perché è ormai chiaro a tutti il fallimento della mano invisibile del capitalismo finanziario. Due, perché c'è bisogno di una sinistra non testimoniale o da salotto, né il comitato elettorale da convocare alle scadenze o ai gazebo per le primarie, perché la linea non può essere dettata in diretta TV, c'è bisogno di confronto con la base. Quattro, perché va ricostruita al più presto la fiducia nelle istituzioni, screditate dai populismi di ogni colore. Con istituzioni deboli c'è il Far West, dove i primi stracci a volare sono i più deboli. Cinque, perché c'è bisogno di imparare a distinguere. La destra non è uguale alla sinistra e i politici non sono tutti uguali, da rottamare, così come fra chi protesta con i forconi c'è l'evasore fiscale che si presenta col SUV al Jaguar e i blocchi stradali, e c'è chi ha perso il lavoro o non l'ha mai avuto o teme di non trovarlo mai. Sei, e ultimo, perché i partiti personali ridotti a comitati elettorali hanno mano a mano chiuso i canali di comunicazione con le persone, con i militanti. D'altra parte, contenti questi ultimi per 20 anni di delegare al gepensimi di Berlusconi. E ora non vorrei che si facesse la stessa cosa. Si è smarrita la ricerca solidale e collettiva della soluzione dei problemi, risolti sempre più nella solitudine del favore piuttosto che nella rivendicazione collettiva dei diritti. Finisco con un accenno all'Europa, si deve, visto che siamo alla vigilia. Oggi, come dice Reichlin stamattina, c'era e mi spiace non averlo salutato, lo Stato-nazione è di fatto impotente a governare i processi finanziari, vedi le bolle speculative, i mutui subprime, eccetera. Si può però inchiodare il nostro Paese alla responsabilità di risolvere quei nodi che ci rendono non competitivi per le insufficienze, i ritardi, le corruzioni, la criminalità, senza far cadere per inettitudine, miopia o malafede tutto il peso sul costo del lavoro. L'assuefazione e la rassegnazione, la perdita progressiva di identità, di diritti, di speranze, in orizzonti che si fanno sempre più angusti, ci portano ad accettare ciò che mai avremmo pensato di accettare in un piano inclinato del ricatto. Uomini e donne che si offrono per salari di fame, da fame, fino ad accettare forme di schiavitù, come negli scantinati di Secondigliano, a Prato o a Rosarno. Ma solo a livello sovranazionale è possibile mettere in atto delle strategie di difesa, insomma una nuova Maastricht sociale e politica. Non meno Europa, ma più Europa per fronteggiare le fughe di capitali nei paradisi fiscali e le delocalizzazioni negli inferni salariali e ambientali. Grazie.